la prima vittoria nel mondiale è un traguardo molto importante, quindi è una cosa indimenticabile, no? Anche perché è una sensazione unica. Era il mio primo anno di mondiale, venivo dal mio primo podio alla gara prima in Austria. Sono arrivato a Brno e sono stato subito veloce nelle prove, al punto che ero riuscito a fare la pole position, quindi partivo davanti. C'era un misto fra una grande eccitazione per la prima pole position, ma anche molta preoccupazione, no? Perché hai paura di sbagliare. Era stata una gara di gruppo fino a un certo punto, come classiche gare della 125. Poi eravamo riusciti ad andare via io e Martinez, e da lì è venuta fuori una lotta all'ultimo sangue, perché non ne andavamo molto d'accordo, non ci stavamo molto simpatici, perché era tutto il campionato che ci davamo fastidio, che lui mi dava fastidio a me, io davo fastidio a lui. Mi ricordo che avevo provato ad andare via, ma non ce l'avevo fatta, e quindi ce la siamo giocati alla fine, e l'ultimo giro ci siamo sorpassati 2 o 3 volte, era davanti lui, poi io sono riuscito a passarlo in fondo alla discesa, alla curva 10, prima di ritornare su in salita, e avevo paura che mi fregasse, perché con la scia poi in salita c'è tanta differenza, ma invece non è riuscito a superarmi, e quindi sono riuscito a vincere. Il 97 è stato un anno diverso, perché ero partito per vincere il mondiale, ecco. Dopo i buoni risultati del 96 ero uno dei favoriti, ecco. Però sai, è sempre difficile. Assen era, soprattutto quei tempi quando c'era ancora la pista vecchia, la pista più bella. Molto affascinante, molto veloce, difficile. Era una pista un po' vecchio stile. Partivo dalla pole, avevo avuto un problema col freno davanti, perché di solito Assen è abbastanza fresco, ma quel sabato era un po' più caldo, io ero partito con il copridisco e il freno in carbonio era andato oltre la sua temperatura giusta, e quindi non riuscivo più a frenare bene, e a un certo punto mi sono dovuto proprio rallentare da una parte, aggiustare la posizione della leva del freno, perché per aggiustarla dovevo togliere la mano, quindi mi sono tolto, ho perso un po' di tempo, e poi però è stata la scelta buona, perché poi ho ricominciato a frenare bene, sono riuscito a recuperare. E c'era stato un ultimo giro bellissimo, perché se non sbaglio ero quarto o quinto all'inizio dell'ultimo giro, e però piano piano, uno per uno, sono riuscito ad arrivare primo all'ultima variante e a vincere la gara, che quindi era stata una vittoria speciale. Passaggio alla 250 dalla 125 è abbastanza difficile, perché la 125 è una moto molto molto piccola, è comunque veloce perché è leggera, però non è molto potente. Invece la 250 ha il doppio della potenza, quindi si parla già di una moto che ha 100 cavalli, quindi un motore molto veloce. Allo stesso tempo rimane abbastanza leggera, ecco, quindi è una moto molto più performante. In quegli anni il livello della 250 era molto alto, c'erano tanti piloti forti, addirittura in tante piste si girava quasi come la 500, soprattutto nelle piste strette, come Jerez per esempio. Mi ricordo quel periodo della mia carriera con molto entusiasmo, perché comunque cominciare a guidare la 250 è una moto vera, è una moto per le persone grandi, ecco, invece la 125 è una più per i ragazzini. Jerez della Frontera è una delle mie piste preferite, una delle più belle, penso un po' per tutti, ecco. Il layout della pista è molto interessante, e soprattutto perché ci sono dei curvoni velocissimi, da terza ma anche da quarta, dove ci vuole il pelo per andare forte, ma allo stesso tempo ci sono anche 3 tornantini, 3/4 frenate molto forti, quindi diciamo che anche come setting della moto devi avere un buon compromesso tra la stabilità nelle curve veloci, ma anche la stabilità in frenata, ecco. Quindi è un circuito molto interessante, soprattutto l'ultimo pezzo, dove ci sono 1, 2, 3, 4 curve a destra in successione sempre più veloci, molto divertente da fare. Nel 99 sono partito per cercare di vincere il campionato, vista l'esperienza del 98. I miei avversari più difficili sono stati appunto Ukawa e Capirossi, che avevano le Honda, invece ero con la briglia. Soprattutto con Capirossi in quel periodo eravamo molto avversari, perché intanto eravamo tutti e due italiani, no? E poi Capirossi l'anno prima correva con la briglia con noi, era mio compagno di squadra, diciamo, poi si è mosso sulla Honda, e quindi è stata una battaglia interessante per tutto il campionato. Mi ricordo che Jerez era stata una vittoria molto importante, perché la gara prima avevamo corso in Francia, alle Castellet, e io ero in testa e avevo rotto la catena all'ultimo giro.
quindi avevo perso 25 punti perché Ukawa aveva vinto, e quindi sono arrivato a Jerez che avevo tipo 40 punti di svantaggio, e quindi cominciavamo già un po' a preoccuparci. Invece a Jerez ero andato molto forte, avevo fatto una bella gara e avevo battuto Ukawa e Capirossi, che se non sbaglio erano arrivati secondi e terzi, ma soprattutto gli avevo dato più di 10 secondi, ecco, quindi è stata una gara molto importante. Il 2000 è stato come avere un sogno da bambino avverato. Io sono stato molto molto fortunato perché sono stato uno degli ultimi a correre con le 500 due tempi, e la 500 era veramente una moto da matti, avevi un rapporto peso potenza molto superiore al cavallo per chilo, ed erano delle moto veramente furiose da guidare e che riuscivi a portare al limite solo delle volte. Donington era una delle mie piste preferite, questo pezzo in discesa velocissimo e che sembrava di essere un po' in un parco, no? Perché intorno c'era tutto il verde, era molto bello. Non è stata una gara bagnata al 100% perché ha smesso di piovere e poi piano piano si è cominciato ad asciugare, ed è una delle condizioni più difficili perché tu hai la moto settata da bagnato con le gomme Rain, e però la pista piano piano si sta asciugando, quindi devi cercare di andare sempre un po' di più ma senza esagerare, perché sennò poi le gomme si bruciano. Sono riuscito a rimontare, sono arrivato in questo gruppo dove c'era McWilliams, che con la Aprilia 500, che era il suo gran premio di casa, quindi era super gasato, e Roberts, che era uno sempre molto veloce sul bagnato. Però mi ricordo che alla fine, gli ultimi giri, sono riuscito a batterli perché andavo un po' di più, quindi sono riuscito a sorpassarli, a dargli quel pelo. Vincere la prima gara della 500 all'anno d'esordio era stato un grande traguardo, poi vincerla sul bagnato l'aveva resa ancora più particolare, ancora più speciale. Il 2001 è stata una delle stagioni migliori della mia carriera, secondo me. Siamo arrivati a Phillip Island, che è una delle piste più belle, come ambientazione probabilmente la più bella perché è l'unica dove si vede il mare. Potevo fare ottavo, credo, per vincere, perché avevo un buon vantaggio, però c'era il problema della lotta con Biaggi, nel senso che la lotta con Biaggi è stata sempre molto acerrima. Però lì a Phillip Island l'anno prima lui mi aveva battuto all'ultimo giro e aveva vinto, e quindi avevo deciso che dovevo ricambiargli il favore. Mi ricordo che gli ultimi giri sono stati bellissimi perché lui era riuscito ad andare un pelo via, aveva preso un secondino, ma io piano piano sono riuscito ad andarlo a prendere e l'ho preso proprio nell'ultima staccata possibile per il sorpasso, quindi avevo deciso di provarci, ed è stato uno dei sorpassi più belli della mia carriera, perché si veniva da questa curva lunga a sinistra che scollina, quindi è cieca, diciamo. L'abbiamo fatta uno attaccato all'altro e in staccata sono riuscito a superarlo. Poi lui mi ha preso la scia e siamo proprio passati sul traguardo uno di fianco all'altro e ho vinto per un pelo, ecco, però è stato quello che serviva, ecco. Io ero molto scettico al passaggio alle quattro tempi perché tutti i piloti erano innamorati delle 500 due tempi, che erano delle moto fantastiche. La più grande differenza della quattro tempi è che la moto era molto più facile da guidare rispetto alla 500 due tempi, perché il motore due tempi ha un'erogazione molto aggressiva. Invece il motore quattro tempi è più un motore quasi da strada, diciamo, quindi il controllo del gas è più facile. Quelli della Honda ci hanno messo poco a sviluppare una moto più performante della due tempi, e quindi non ci sono stati più dubbi, anche perché la Honda aveva fatto questa 5 cilindri che io ho usato nel 2002 e nel 2003, che era una moto veramente fantastica, una delle migliori moto della storia, credo. Assen nasce come un circuito cittadino, come le piste degli anni 50-60, diciamo. Una strada molto stretta, pochi cordoli a destra e a sinistra, molto veloce, e poi fatta tutta a schiena d'asino e tante curve cieche. Dovevi spesso andare molto forte ma guidare a memoria, diciamo. Poi secondo me la particolarità di Assen è che non vai mai dritto, anche nel rettilineo sei sempre un po' piegato a destra o a sinistra, ecco, quindi non hai neanche un attimo di pausa. La gara del 2002 era particolare perché insieme a noi con le quattro tempi c'erano anche qualcuno con le due tempi, no? Quindi era una griglia mista, e proprio a Assen c'era Barros, che correva con la 500 due tempi, che a Assen lui la guidava fortissimo, quindi abbiamo lottato fino alla fine, ma poi alla fine sono riuscito a batterlo.
quella gara lì è stata molto particolare perché avevano dato le bandiere gialle, e solo che io non l'avevo vista e avevo superato qualcuno con la bandiera gialla, quindi da lì mi avevano dato 10 secondi di penalità per il sorpasso con la bandiera gialla, quindi io ero davanti, diciamo che stavo tra virgolette controllando, e mi è arrivato sulla tabella la comunicazione che ero 10 secondi più indietro. Però intanto per prima cosa mi ci è voluto qualche giro per capire, perché mi davano P4 e P8 e io dicevo no, ma sono primo da solo, cioè cosa vuol dire? Allora ci ho pensato e ho capito che forse era per quello. Allora mi sono messo a tirare come un pazzo e sono riuscito a distanziare il secondo, che credo che era Capirossi con la Ducati, di più di 10 secondi, ecco, quindi sono riuscito a vincere comunque ed era stata una grande gara. Non mi trovavo molto bene con nel team della Honda. Alla fine del 2003 ho deciso di lasciare la Honda e di passare alla Yamaha, che era una scelta da matti, perché la Honda era chiaramente la moto migliore, e invece negli ultimi anni la Yamaha aveva fatto dei risultati abbastanza deludenti, soprattutto con la M1. Welcome 2004 credo che sia la gara migliore della mia carriera, sicuramente la gara più importante. Aveva tutto, cioè se uno avesse scritto la storia non avrebbe cambiato niente, perché per prima cosa me la sono giocata fino all'ultimo giro con Biaggi sulla Honda, che invece fino a lì ero io sulla Honda e lui sulla Yamaha. Sulla carta ero in una situazione di svantaggio tecnico, diciamo. Però la posta in palio era talmente grande che è stato un weekend speciale. Quando guidavo era come se ero dentro una bolla, no? Cioè qualunque cosa facevo veniva e sono stato sempre davanti. Poi domenica mattina nel warm up invece ero andato piuttosto male, avevo fatto tipo il nono tempo, e quindi sono partito per la gara con questo piccolo dubbio che la magia fosse finita proprio sul più bello. Invece non è stato così e in gara sono andato molto forte. Il giorno prima, non mi ricordo quando, ho detto se vinco mi fermo lì, perché era un posto dove non c'era nessuno e allora era bello avere un momento da solo con la mia moto, no? E quindi così è stato, e l'immagine che bacio la moto è diventata storica, ecco. Arrivare a Welcome e riuscire a vincere la prima, quindi back to back da Yamaha Honda, è stata una cosa veramente, veramente speciale. A me, come a tanti altri piloti, piacciono le piste un po' vecchio stile. Le ultime piste che sono state fatte si vede che sono progettate con il computer. Invece al Mugello le curve sono fatte per seguire le colline, no? Quindi è una sensazione diversa. Poi c'è un rettilineo lunghissimo che con la MotoGP si fa a 340 all'ora. Hai la sensazione che tutti i giri di prendere il volo, diciamo, prima di fermarti. E poi secondo me al Mugello c'è la serie di curve più bella dell'anno, che sono la Casanova Savelli, e poi vai giù in discesa e sali nelle due arrabbiate. Tutte le volte che la fai è una bella soddisfazione. In quegli anni era un periodo importante per il motociclismo italiano, perché eravamo forti come gli spagnoli negli ultimi anni, diciamo, nel senso che in MotoGP i primi 3-4 spesso erano italiani, quindi eravamo i piloti più forti. A metà gara siamo riusciti ad andare via io e Biaggi, perché Biaggi quell'anno lì non stava andando tanto bene, ma lì quella domenica a Mugello era particolarmente veloce, e quindi abbiamo fatto un po' di lotta. Però quell'anno nel 2005 ero molto molto competitivo, eravamo riusciti a migliorare moltissimo la moto del 2004 e quindi ero un pelo più veloce e negli ultimi giri sono riuscito a passarlo, e poi abbiamo lottato, ci siamo sorpassati 2-3 volte, ma poi avevo quel pelo in più per poter andare via e quindi per vincere davanti a tutti i tifosi e poi per andare sul podio contro italiani, quindi è stata una grande festa. Nel 2006 sì, è stata una stagione difficile, perché dopo aver vinto un po' di campionati di fila, e nel 2006 ho cominciato ad avere un po' di problemi fin dall'inizio della stagione, quindi sono arrivato al Mugello con molto svantaggio, con meno 43, che già è quasi finita, diciamo. Però sai, la stagione è lunga, quindi ci provi. Quell'anno abbiamo fatto delle battaglie con Capirossi che sono state veramente all'ultimo sangue, perché io sulla Yamaha con le Michelin e lui
sulla Ducati con le Bridgestone, alla fine se facevi una linea e facevi un calcolo, il numero veniva lo stesso. Quindi ce la siamo giocata proprio all'ultimo sangue, sia lì che a Sepang. Mi ricordo che abbiamo fatto 2-3 lotte molto belle. Mugello 2006 me la ricordo bene, perché l'ultimo giro non me lo ricordo, nel senso che siamo arrivati appaiati alla prima frenata e poi non lo so cosa è successo. Cioè, l'ho dovuto riguardare dopo, perché è stato talmente tosto la lotta all'ultimo sangue che non devo avere più respirato, e quindi sono arrivato sul traguardo davanti, però non ho capito bene come ho fatto e quindi era stata una grande emozione. Poi sul podio con Capirossi era stato bello, perché comunque eravamo molto avversari, ma avevamo anche un buon rapporto. Il 2007 è stata una stagione molto difficile, perché dalle 1000 siamo passati all'800 e la Yamaha non andava, non siamo mai riusciti a metterla a posto bene, aveva un motore molto scorbutico, abbastanza lento, quindi avevamo avuto un po' di problemi. E era stato l'anno di Stoner con la Ducati e le Bridgestone, che era veramente andato fortissimo. Gli ero stato lì fino a metà stagione, ma poi dopo lui aveva preso il largo. E siamo arrivati alle Estoril. L'Estoril era una gara importante, perché io avevo le Michelin e Estoril sapevo che era una pista dove con le Michelin si poteva vincere, dove avevamo un piccolo vantaggio di gomme sulla Bridgestone, e sapevo che probabilmente era l'ultima da lì alla fine della stagione, quindi è stata una gara importante. E infatti è andata così: noi con le Michelin eravamo un po' più veloci, quindi abbiamo lottato un po' con Stoner, ma poi siamo andati via io e Pedrosa. Però fortunatamente quell'anno anche la Honda non è che era così performante, quindi ce la siamo giocata io e lui, ma alla fine sono riuscito a batterlo. Anche l'Estoril è una pista molto bella, difficile, e molto stretta, molto tortuosa, quindi riuscire a vincere lì era sempre molto difficile. Nel 2008 sono cambiate tante cose, e intanto la Yamaha era impegnata molto e la moto del 2008 andava forte, e poi eravamo finalmente passati anche noi alle Bridgestone, e quindi ce la potevamo giocare di più con Stoner, che comunque era l'uomo da battere, era comunque il campione del mondo. Laguna Seca è una pista dove Stoner è sempre andato fortissimo, bisognava fare qualcosa di speciale per riuscirlo a battere, però non sapevo bene cosa. Laguna Seca praticamente c'ha tutta una prima parte che sale e si arriva sul cucuzzolo della montagna, che è il cavatappi, e poi dal cavatappi si ricomincia a scendere. Lì Stoner era veramente forte, io sapevo che se avesse fatto anche solo un giro davanti mi avrebbe distanziato, ecco. Quindi quando siamo arrivati su al cavatappi e lui ha provato a superarmi, io sapevo di non poterlo farlo passare a tutti i costi, e quindi lui ha staccato già molto, molto più in giù, io ho provato a staccare ancora più giù di lui, quindi siamo arrivati tutti e due troppo forte. Però comunque sono riuscito a rimanergli davanti ed è stato molto importante. Era ancora il quinto giro e ne mancavano tipo 25 e già io ero finito, non sapevo come fare da lì alla fine, però fortunatamente ce l'ho fatta, e in gara ero comunque abbastanza veloce, e quindi è stata una gara molto importante, perché per Stoner quella sconfitta lì è stata difficile da accettare. Penso che il mondiale del 2008 l'ho vinto lì quel giorno a Laguna Seca, anche se mancavano ancora 7-8 gare. Fare il sorpasso all'ultima curva è la cosa più emozionante, ma però è stato bello per come è arrivato, perché nel 2009 è arrivato anche Lorenzo, e lui aveva già fatto vedere che poteva essere un avversario molto difficile da battere. Il problema era che andavamo veramente uguali, quindi cioè lui ha provato ad andare davanti, ha provato ad andare via, ma non ce l'ha fatta. Allora poi ci ho provato io, ho fatto la stessa cosa, ci ho provato, ma non ce l'ho fatta neanch'io, quindi siamo arrivati alla fine. Diciamo che la lotta è iniziata al penultimo giro e da lì ci siamo sorpassati 5-6 volte. Storicamente a Barcellona si può superare fino alla staccata della curva 9, quindi io sapevo di dover attaccare lì. Nell'ultimo giro Lorenzo la 8 l'ha fatta veramente molto forte, è riuscito a uscire, a sfruttare tutti gli ultimi centimetri del cordolo, quindi è riuscito a darmi un pelo. Siamo arrivati alla 9, lui ha protetto la traiettoria all'interno e io non ho avuto possibilità di sorpassarlo. Non mi volevo arrendere, però ho detto adesso è veramente dura. La differenza è stata che io ci ho ancora creduto, e invece Lorenzo ha creduto di aver già vinto, e nelle ultime due curve non ha fatto niente per chiudermi la porta, ha cercato solo di fare le due curve più veloci possibili, perché
pensava che un sorpasso lì fosse impossibile, invece io nell'ultimo mi sono buttato dentro, è stato un sorpasso veramente al limite, però dovevo provarci. Immagino che Lorenzo ci è rimasto male perché non se l'aspettava, ecco, e quindi è stato ancora più bello, e anche quel sorpasso lì è stato, secondo me, non fondamentale come Laguna Seca, però molto importante per vincere il campionato del 2009, ecco. Mugello è stata sempre la mia pista favorita, dove ho vinto sempre un sacco di gare, ed è stata però anche la pista che mi ha tolto di più, diciamo, perché nel 2010 ho fatto un errore nelle prove e mi sono rotto la gamba, no? Il problema più grande nel 2010 è stato dopo la prima gara in Qatar, perché il primo infortunio che ho avuto nel 2010 è stato con la moto da cross e mi sono fatto male alla spalla. È stato un infortunio molto grave e soprattutto dolorosissimo. Secondo me è stato anche quello poi che mi ha portato l'errore del Mugello. L'infortunio della gamba sopra l'infortunio della spalla è stata dura. Sinceramente non ci ho messo tanto a tornare, anche perché non ho mai pensato di smettere, ecco. Quindi dopo 40 giorni sono tornato a correre, con la grande soddisfazione di essere riuscito a tornare a vincere a Sepang in una gara difficilissima, però quella mi ha dato tanta tanta voglia di continuare, no? Perché comunque tornare in moto, essere veloce è un conto, però ritornare a vincere vuol dire che comunque ce la puoi fare. Sepang era stato il giorno in cui Lorenzo ha vinto il suo primo mondiale, e quindi io ero riuscito a battere lui Dovizioso alla fine con una bella gara, una bella rimonta, quindi era stata una bella soddisfazione. Tra l'altro era stata la vittoria numero 46 con la Yamano, quindi era stata anche una vittoria storica. Il 2011 e il 2012 sono state due stagioni molto difficili, perché sono passato alla Ducati, però purtroppo non mi sono trovato bene con la moto e quindi non sono riuscito a essere particolarmente competitivo. Quindi in quelle stagioni lì, quando sentivi di avere la possibilità di fare una bella gara, era moltissima la voglia di farlo, ma anche alta la pressione di sbagliare, no? Le Mans era una pista dove storicamente la Ducati era piuttosto veloce, e quindi anche nelle prove ero andato abbastanza bene. Partivo nono, però avevo un buon passo. Avevo fatto una bella lotta con Dovizioso, mi sa che c'aveva la Honda, che alla fine mi ha battuto. Era stata una bella soddisfazione, penso anche l'unico podio del 2011 addirittura, e anche perché veniva dopo un momento molto difficile. Quindi un podio, un terzo posto che magari negli anni prima sarebbe stato preso come quasi una delusione, o comunque una cosa ok. Lì avevamo fatto una festa come se avevamo vinto il mondiale, ecco, quindi me la ricordo positivamente. La Ducati sotto la pioggia andava molto bene, e quindi tipo la mattina io mi svegliavo e andavo subito a vedere se pioveva, e Le Mans fortunatamente quella mattina ha piovuto, anche perché Le Mans è un posto dove il tempo spesso fa le bizze, no? Quindi gara bagnata, e sai che hai la possibilità, hai la possibilità di fare un podio, che è un podio che non dico che ti può salvare la stagione, però comunque ti dà un po' di respiro contro tutte le critiche, contro tutti quelli che ti dicono che basta, che sei troppo vecchio, che sei finito, che devi stare a casa. Quindi grande motivazione. Poi era stata una gara bella, perché purtroppo Lorenzo era andato via subito e quindi non l'abbiamo più visto, ma abbiamo lottato molto, ho lottato molto con Stoner proprio all'ultimo giro, che l'ho superato nella prima chicane e sono riuscito ad andargli un po' via, quindi era stata una bella soddisfazione. Io ero contentissimo di avere un'altra possibilità, non era così scontato. O sarei riuscito a tornare sulla mia M1, oppure probabilmente avrei smesso di correre. E quindi mi dispiaceva moltissimo finire la mia carriera così, male, no? Con dei risultati deludenti. Quindi quando nel 2012 è cominciata a crescere la possibilità e la speranza di tornare sulla Yamaha, ero contentissimo e non vedevo l'ora di provarla. Quando vieni da due anni così difficili, così duri, perdi tanto del feeling e comunque degli automatismi che ti servono per vincere le gare. E quindi il 2013 è stato un anno nettamente più positivo, però era stato un anno difficile. Tante volte nei due anni prima avevo pensato di non riuscire più a vincere una gara, non riprovare mai quella sensazione di passare il traguardo per primo con la MotoGP. Quindi quando ci sono riuscito a Assen è stato bello,
e farlo a Assen, che è una pista speciale per me, è stato ancora più bello. E poi comunque è stata una gara molto battagliata anche con le Honda e con Lorenzo, con Cracchlo, Pedrosa, Marquez. Penso che è stata la volta che è passato più tempo dalla vittoria prima, perché la vittoria prima era stata Sepang del 2010 e lì eravamo a Assen del 2013, quindi era passata una vita, non mi ricordavo più neanche com'era, ecco. Il 2014 è stata una stagione molto positiva, dall'inizio sono subito stato più veloce e sono riuscito a lottare più o meno tutte le domeniche per il podio. Però c'era stato lo strapotere di Marquez, lo strapotere della Honda nelle prime gare, e quindi io ero andato forte, avevo fatto tante belle gare ma non ero mai riuscito a fregarlo. Quindi siamo arrivati a Misano, e quale posto migliore per farlo? È stato un gran weekend dalle prove, mi ricordo che partivo in prima fila ma come passo ero quello che ne aveva di più. E così è stato, bella lotta fin dall'inizio, poi però sono riuscito ad andare davanti. Mentre stavo spingendo forte, mi ricordo dentro il casco di aver sentito un boato, non proprio un boato chiaro, però è successo qualcosa. Eravamo appena passati davanti alla mia tribuna, e c'ero davanti io e dietro c'era Marquez, e quindi ho fatto 1+1. Io sono in piedi, quindi è caduto lui. Sarebbe comunque stato difficile batterlo, però purtroppo ha sbagliato, e quindi dopo me la sono dovuta vedere solo con Lorenzo. Però quel giorno lì ero un po' più veloce io, e quindi non è riuscito più a venirmi a prendere. Ritornare sul gradino più alto in Italia dopo 5 anni è stata una grande soddisfazione, e mi ha dato tanta, tanta motivazione, tanta forza di credere di riuscire a lottare per vincere proprio il campionato, ecco. Quindi è stata una vittoria importante. Di solito la prima gara vuol dire tanto, nel senso, non tutto, però ti può dire più o meno come può andare la stagione. Era stato un weekend un po' particolare, soprattutto perché c'erano le Ducati che andavano fortissimo. Quindi ogni turno di prove, sia Dovizioso che Iannone, ma soprattutto Dovizioso, entravano dentro e giravano forte sotto il record della pista, e quindi turno dopo turno eravamo sempre più preoccupati di riuscire a batterli, ecco. Poi in qualifica non ero andato bene, partivo tipo ottavo. Partendo da dietro era stato lungo arrivare al gruppetto di primi. Però quando sono arrivato lì ho detto, bello, perché stavo andando forte, però battere le Ducati era difficile, perché in Qatar intanto è una pista molto veloce, molto grande, ma soprattutto l'ultima curva è molto lontana dal traguardo, e la Ducati nel rettilineo andava molto forte, quindi dovevo cercare di arrivare davanti all'ultima curva, ma cercare di avere un piccolo margine, perché sennò con la scia mi avrebbe battuto. Però ce l'ho fatta, così è stato, ho fatto un ultimo giro bellissimo, ho fatto il record nel T4, quindi sono riuscito a uscire dall'ultima curva con quel pelo che mi ha assicurato la vittoria, e quindi era stato molto bello. Poi tre italiani sul podio, era un grande modo di iniziare la stagione, ecco.